Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bambini, effettivamente il detto dice dimmi con chi vai e ti dirò chi sei, e in politica questo diventa una carta di identità piuttosto imbarazzante, forse. Sì, sì. Ma dunque, intanto queste cose Monio Vadia le va ripetendo da sempre, lo abbiamo sentito, mi è capitato di essere negli stessi talk show televisivi, probabilmente vostro ospite insieme con Monio Vadia, quindi non è una sorpresa che questa sia la sua posizione, è la posizione di Vladimir Putin, esattamente, cioè quella non è ricostruzione storica, è propaganda russa. E vabbè, ognuno ha il diritto di scegliersi le fonti, e se vuole credere alla propaganda russa è liberissimo di farlo, perché noi, a differenza dei russi, viviamo in una grande democrazia. A me ha fatto molto piacere ascoltare Achille Occhetto, perché le sue parole invece mi ricordano che esiste una sinistra che ha una lucidità politica e una chiarezza morale su questo conflitto che sono esemplari. Allora, il problema è esattamente quello, cioè se la Schlein porta il PD verso un'alleanza col Movimento 5 Stelle, va ad allearsi con chi è dalla parte di Putin. Oggettivamente è il pacifismo filo-putiniano quello che ha prevalso nel Movimento 5 Stelle. Bisogna saperlo, non si può far finta di scoprirlo all'ultimo momento dentro una manifestazione. Assolutamente non si finge di scoprirlo adesso, però ogni volta qui quello che è in ballo è l'alleanza del PD col Movimento 5 Stelle, che sembra sempre più difficile e faticosa. Sotto questo palco c'erano entrambi, Elie Schlein e Giuseppe Conte. Il commento di Pina Picerno, un esponente del Partito Democratico, ma anche di Deborah Serracchiani, ma vediamo quello di Pina Picerno, che dice